Non è difficile, andate su YouTube, mettete Davide De Vita, Davide De Vita, cliccate sul mio canale e vi iscrivete o iscriviti. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a casa mia qua in Italia, a casa dei miei nonni. È una situazione un po' rustica, infatti è una cucina da battaglia che sta lavorando qui in questo momento, che mi sta squagliando tutto l'alluminio. È una padella anch'essa da battaglia, perché andremo a fare una ricetta talmente semplice ma talmente buona che non servono grandi strumenti per realizzarla. Prima di tutto è una ricetta conosciutissima in Italia, che è quella degli spaghetti al limone. Io faccio spaghetti limone e pepe perché secondo me questi due ingredienti stanno da Dio insieme. Qui, come potete notare, si vede il pepe bianco, che purtroppo non avevo il pepe nero, ho solo il pepe bianco, e l'ho rotto con la padella perché non abbiamo il macinino, quindi molto molto rustica. Io aggiungo uno spicchio d'aglio senza la camicia per dare un sentore di aglio, quindi niente di che. Il limone, un limone intero metto io perché mi piace molto strong, molto acida. E poi del burro da panna italiana di centrifuga. Potete utilizzare pure un burro chiarificato, cioè quello che avete in casa, un burro uguale che burro. Basta che mettete il burro. Ovviamente dell'olio extravergine d'oliva. Questa è solo la bottiglia della Valsoia, ma non c'è Valsoia dentro, è l'olio di nonna. Una pasta, uno spaghetto classico, in questo caso un voiello, non facciamo pubblicità, però ce l'ho fatta, quindi. Mentre attendiamo che l'acqua arrivi a ebollizione, poi dobbiamo salarla ovviamente, iniziamo già a creare il soffritto con il burro. Dato che ci sono 52 gradi all'ombra, si sta già squagliando. Vedete che spettacolo di burro che abbiamo qua. Taglio metà panetto e lo inserisco all'interno della padella. A fuoco spento aggiungiamo lo spicchio d'aglio e adesso accendiamo il fuoco molto lentamente. Devo andare a prendere l'accendino. Vediamo come funziona questa cucina di Satana. Eccola. Dobbiamo cercare di fare una fiamma bassa, progetto che non andrà a buon fine. Ecco, cerchiamo di vedere qual è l'angolazione in cui la padella non fotte in terra. Per non far bruciare il burro, dato che abbiamo temperature che squagliano l'acciaio inox, andiamo con un po' di olio d'oliva, giusto per mantenere il punto di fumo del burro un po' più alto. Adesso, per il soffritto, andiamo ad aggiungere il nostro pepe bianco. Adesso andiamo a far sciogliere lentamente questo soffritto. Deve solo prendere il sapore dell'aglio e del pepe bianco, perché altrimenti sentiremo solo il pepe e solo l'aglio. Infatti io adesso l'aglio, dopo circa un minuto, lo giro un po' e lo levo. Vado a salare l'acqua. Salare l'acqua è importantissimo. Prendiamo l'avoiello con un tocco al Monaco Sholi. Dato che voglio fare il piatto figo, metto pochi spaghetti, anche perché sono le 5 di pomeriggio. Questa pasta ha un tempo di cottura che va dagli 8 ai 10 minuti per la cottura al dente. Noi aspettiamo prima che diventi bella flessibile, quindi che assorba un po' d'acqua e si cuoce leggermente 2-3 minuti, e poi andremo direttamente a risottarla in padella. Ok, quindi aumenteremo la cremosità del prodotto finale. Sono passati 2-3 minuti. Come vedete, gli spaghetti sono molto più flessibili, quindi posso trasferirli all'interno della padella in questo modo. Modo molto molto grossolano, cioè senza pensieri. Adesso riaccendiamo il fornello di Satana. A questo punto deve andare a temperatura alta, quindi deve essere una temperatura alta, a cannone. Appena l'acqua viene assorbita, un coppino e mezzo, così. Fantastico. Sembra che ci abbiamo messo la panna, ma non ce l'abbiamo messa panna. La pasta è ancora molto al dente, un paio di minuti deve ancora cuocere. Siamo quasi, in pratica vedete che è tutta crema.
questo è il risultato che bisogna ottenere. C'è molto cremosa. E adesso, una volta cotta, possiamo andare ad aggiungere il succo del limone. Per ottenere più succo possibile vado un po' a schiacciarlo, premerlo. Taglio e vado in padella. Okay, dopo aver aggiunto il limone, un'altra mescolatina e siamo pronti per andare all'assaggio. Allora, gli spaghetti sono pronti. Prima di andare all'assaggio apriamo una bella birra artigianale. Ma con gli spaghetti la birra... Sì, faccio quello che mi pare, quindi mi bevo la birra artigianale. Se non mi è bevuto, però andiamo ad aprirla e a berla. Ed è qui che, immersi nel verde, andiamo a provare questi spaghetti limone e pepe, piatto estivo eccezionale. Sono buonissimi, cioè poi con questa atmosfera, se nonno vede che gli ho rubato la sedia, mi caccia di casa. E con la birra artigianale direttamente dalla bottiglia, come i veri uomini. Buona, pure dolce. Ci vediamo nel prossimo video. Vorresti mangiartela tutta tu, mo'?